Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il tradizionale pasto della Pasqua ebraica aveva molti elementi simbolici. C'era una verdura che aiutava a ricordare l'amarezza della schiavitù. C'era il pane azimo, simbolo della fretta con la quale il popolo fu costretto a lasciare l'Egitto una volta liberato. Ma soprattutto c'era l'agnello pasquale. Era stato il sangue dell'agnello che aveva risparmiato gli ebrei dal giudizio che cadde sull'Egitto. Questo pasto diventò poi uno degli aspetti più caratteristici della fede cristiana. E l'ultima cena con i discepoli sarebbe stata immortalata in molteplici dipinti. La cena si trasformò in un rituale che incarnava la convinzione degli evangelisti. La vera redenzione poteva arrivare solo attraverso Gesù, attraverso la sua morte sulla croce e quello che sarebbe diventato l'atto centrale dell'adorazione cristiana, l'Eucarestia. Gesù. Centrale dell'adorazione cristiana, l'Eucarestia. Gesù si concentra in particolare su due elementi della Pasqua ebraica: il pane, che doveva essere non lievitato, e un calice di vino, a simboleggiare il suo corpo e il suo sangue. L'aspetto più incredibile era che Gesù offriva ai suoi discepoli i benefici della sua sofferenza e della sua morte prima di morire. Uno degli aspetti su cui quasi tutti i biblisti concordano è che la prima parte dei Vangeli ad essere scritta fu proprio quella della Passione. Almeno un terzo dei Vangeli si concentra solo sull'ultima settimana della vita di Gesù. Preghiamo insieme. Signore, voglio lodarti perché con ogni giorno mi doni un'occasione per compiere il bene. Sostienimi nel fare mia la tua stessa attenzione per chi soffre, per chi è più debole, per chi ha bisogno di qualcuno che sappia essergli vicino, per chi è caduto e da solo non ha la forza di rialzarsi. Manda, o Signore, apostoli santi nella tua Chiesa e se vuoi manda anche me. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti.